presa di calcio, che però per problemi fisici e cardiaci in particolare si è dovuto fermare, la Roma però non l'ha lasciato solo, l'ha integrato. Sì, buonasera a tutti e grazie per l'opportunità in rappresentanza della Roma. Io volevo anche raccontare qualche aneddoto per far capire magari cos'era Moura e cos'è stato la sua breve parentesi da calciatore. Tra l'altro arriva nel 2015, nel salone del 2015, io ero un calciatore della Roma. Moura era contraddistinto calcisticamente da un grandissimo talento. Ricordo in particolare un aneddoto durante le soste della nazionale. Trigoria si svuota perché molti giocatori escono e vanno con le rispettive nazionali. C'è l'amichevole intrasettimanale che si gioca solitamente con la primavera. L'allenatore era Garcia, normalmente si fanno due tempi da 30 minuti. Il primo tempo di quelli che erano rimasti a Trigoria, quelli della nazionale che erano messi a Trigoria, finisce 3-0 per la Primavera. In quella partitina Moura era stato schierato per la Primavera e qui faceva parte. E segnò due gol e faceva la stessa per il calcio. Beh, a Rudy Garcia bastò capire che era necessario nel secondo tempo invertire Moura e quindi spostarlo per la squadra e la partita magicamente finita. Altre situazioni sono state contraddistinte per il fatto che giocando contro il Barcellona in World League, giocando contro il Bayern Leverkusen, alla fine partita Rudi Völler, all'epoca Luis Enrique che allenava il Barcellona, si fermavano costantemente a chiedere chi fosse quel ragazzo. Un ragazzo che purtroppo ha subito all'interno della Roma prima delle vicissitudini fisiche rispetto agli infortuni ai crociati, ma da quelle si è ripreso. Dopodiché, circa un anno e mezzo fa, è stata diagnosticata una ipertrofia del muscolo cardiaco. All'inizio si è fatto il possibile per cercare di risolvere questo problema. Questo problema non era possibile risolverlo e la Commissione Medica Nazionale a febbraio di quest'anno ha deciso che Moura non potesse essere più riconosciuta l'idoneità sportiva. In quel momento, e qui insomma entra in scena la Roma, che l'aveva già profondamente sostenuto nel suo percorso, la Roma avrebbe avuto l'opportunità di rescindere il contratto, perché non il giocatore non potendo più svolgere la sua attività professionale, la società avrebbe potuto anche rescindere il contratto. La Roma lo ha fatto, ha cominciato a sostenerlo ancora di più, perché ha capito profondamente il dramma non solo sportivo ma soprattutto umano che il ragazzo di 20 anni si trovava ad affrontare. Con il ragazzo, con i suoi procuratori, abbiamo cercato di condividere un percorso di condivisione di quello che Moura sarebbe potuto essere non più all'interno del campo del gioco ma fuori. E siamo arrivati alla fine di novembre, quindi con 9 mesi in più rispetto a quelli che arrivano a durare la cessazione del suo contratto, a fare la rescissione del contratto. E contestualmente alla rescissione abbiamo individuato per Moura un ruolo nel nostro settore giovanile come scout, quindi anche sotto l'occhio vigile di Conti, lui ha cominciato da circa 20 giorni ad impegnarsi come scout del settore giovanile. Siamo tutti contenti di aver dato questa opportunità a Moura, che assieme a questo ruolo di scout del settore giovanile riveste anche attraverso Roma Cares della Fondazione della Roma il ruolo di ambasciatore per i progetti che Roma Cares sviluppa in Africa e soprattutto in Nigeria. Quindi tutto questo per dire che a noi come Roma, che comunque profondamente è un club calcistico che rappresenta per i romani, per i romanisti, qualcosa in più, io tra l'altro sono uno degli ultimi arrivati, quindi c'è proprio sembrato un po' l'imbarazzo ad affrontare e a descrivere la grandezza che ha questo club. Questa è un'ulteriore testimonianza, io me ne faccio portatore, la Roma è grande, la Roma è stata grande di Moura, è stata grande anche precedentemente, ha deciso che ci fosse un riconoscimento
e che quindi non dovesse essere abbandonato. Io ribadisco proprio il profondo ringraziamento della società Roma, che non è solo proprio calcistico, ma anche piattaforma sociale, e di conseguenza deve profondamente dare dei messaggi, dei disegni che vanno in questa direzione. Un applauso.